Sulla vicenda degli allagamenti in città, il consigliere comunale Francesco Battista della Lega ha presentato una mozione consiliare con la quale si impegna il sindaco e la giunta ad avviare con urgenza interventi strutturali per la gestione delle acque e tra l'altro un report dettagliato sulla programmazione in tutta la città di manutenzione e pulizia caditoie e sulle azioni intraprese in merito alla questione sulle eventuali risorse finanziarie disponibili per fronteggiare questa emergenza. Noi abbiamo ascoltato l'assessore al ramo Murgia. L'ennesima bomba d'acqua, assessore, so che lei sta monitorando la situazione, cosa ci può dire? E sono attive in questo, da settembre, due ditte che hanno vinto l'accordo quadro per 100.000 euro. Sono due lotti, abbiamo diviso Taranto, la città di Taranto, in due zone, la zona nord e la zona sud. Sono attive due aziende che stanno quotidianamente pulendo le caditoie. Chiaramente dobbiamo considerare che solo la pulizia delle caditoie non rischia di prevenire il fenomeno come è accaduto ieri, che le strade si allagano. Ci sono anche altri fattori che vanno considerati, la quantità di acqua che cade in queste ore, che è straordinaria. Non è ordinaria, chiaramente la ditta abbiamo chiesto loro massimo impegno, speriamo già subito dopo la pioggia, già intorno a mezzanotte l'una, l'acqua iniziava a defluire, quindi già c'erano dei segnali positivi. Staremo dietro le ditte perché pretendiamo loro massimo impegno su tale argomento. Ecco, magari ci sarebbe da pensare proprio in virtù di questi cambiamenti climatici a qualche intervento straordinario per zone che da decenni subiscono allagamenti, due su tutte, Talsano e poi le zone, diciamo, dove non sono stati fatti quei lavori che nei decenni passati bisognava fare. Ha ragione, tant'è che dalla programmazione che ha previsto la direzione patrimonio, noi abbiamo iniziato gli interventi dalle zone storicamente che sono più, che hanno più difficoltà sulle pendenze delle strade, quindi che si formano gli allagamenti. Chiaramente è un fenomeno che interessa a tutte le città della Puglia durante questi temporali, quindi non è solo una questione di Taranto, e quindi il nostro impegno sia per queste zone ma anche per tutta la mappatura della città.